Bentrovati amici di Spazio Games, io sono Paolo Sirio e in questo nuovo video vi faremo un'offerta che non potrete assolutamente rifiutare. Ovvero vi mostreremo in anteprima assoluta tantissimo, tantissimo gameplay inedito di Mafia Definitive Edition, il remake dello storico action adventure open world a base di gangster. Firmato Illusion Softworks. In questo lungo video vi mostreremo non solo tanto gameplay, ma discuteremo anche di due pilastri principali. Il primo, questo gioco in che modo sarà diverso rispetto al gioco originale? Che cosa è stato cambiato nel remake di Hangar 13 rispetto a quel capolavoro che abbiamo conosciuto e amato negli anni passati? La seconda domanda che ci siamo posti nella nostra anteprima di questo nuovo titolo è semplicemente: ma sarà davvero all'altezza degli screenshot e dei trailer che abbiamo visto in fase di presentazione? Perché in alcuni casi c'era quasi odore di next gen e quindi abbiamo voluto vederci chiaro fin da subito per capire in quale direzione stesse realmente andando Mafia Definitive Edition. Di tutto questo e di tanto altro, ve lo assicuro, parleremo nel nostro video di oggi. Sigla! Nel 1930, gli Stati Uniti affrontano le conseguenze del crollo di Wall Street in quella che passerà alla storia come la Grande Depressione, con l'intermezzo del proibizionismo a complicare ulteriormente le vite dei cittadini, impossibilitati persino ad affogare nell'alcol i dispiaceri di un'economia stagnante e un tasso di disoccupazione invece alle stelle. Questo quadro viene ricostruito in Mafia Definitive Edition con dovizia di particolari persino aggiuntiva rispetto al gioco originale, con ritagli di giornale sparsi per l'ambientazione che trattano in maniera ravvicinata i temi caldi dell'epoca e dialoghi addizionali che forniscono un contesto più dettagliato alla vicenda mafiosa di Thomas Angelo. Nella versione dimostrativa che abbiamo potuto assaporare, abbiamo chiacchierato sul nostro taxi con un cliente che aveva dedotto ci sarebbe stata una grossa crisi del mercato azionario e aveva venduto tutto in tempo. E rispondendo alla nostra osservazione che mancasse il lavoro, ora lamenta seccato che la disoccupazione è soltanto un problema di gente che non ha voglia di darsi da fare e lavorare. I contenuti della demo comprendevano i primi 5 capitoli più il decimo, per un totale di circa 3 ore di gioco. L'introduzione filmata è rimasta la stessa, rifatta a dovere per i tempi che corrono, sebbene adesso siano invertite la posizione dell'investigatore Norman e quella del protagonista nella loro evocativa chiacchierata ad una tavola calda, al pari di alcuni contenuti della discussione che dovremo capire dove porteranno nel gioco completo. Questo ci introduce ad un parallelo tra remake e originale, ovviamente preliminare, dal momento che non abbiamo testato il titolo nella sua interezza, e in particolare sulle differenze salienti che abbiamo dedotto tra i due. Ci sono passaggi battito per battito del gioco originale, e questo ha un effetto sulla struttura dei capitoli che, a quanto abbiamo visto, numericamente sarà la stessa. La storia da gangster del tassista Angelo comincia dopo la cutscene dal grande impatto scenico alla tavola calda, la notte in cui incontra Sam e Polly, due mafiosi della famiglia Salieri, che gli chiedono un passaggio con delle maniere alquanto brusche ma efficaci. In questo frangente, come in tutto il resto della nostra demo, determinate scene sono rifatte in scala 1 a 1, evidenziando una grande fedeltà al materiale di origine. Quando Hangar 13 si prende la libertà di fare alcune cose di testa sua, sembra farlo curandosi di lasciare citazioni e omaggi allo stile di quel prodotto, come quando sparge qui e lì inquadrature fisse all'arrivo a un determinato punto, oppure quelle libere sui veicoli in movimento. Già nella versione dimostrativa abbiamo apprezzato alcune missioni storiche di ritorno, come quella della corsa d'auto, in cui viene ordinato al buon Tommy di rubare un'auto da gara per sabotarla. Questo è un altro buon esempio di come stanno venendo condotte le operazioni sul progetto. La missione e persino la pista hanno lo stesso layout, con l'aggiunta di paglia a bordo pista e chiaramente un livello di dettaglio impensabile per l'epoca, ma in un certo momento ecco che arriva l'ampliamento. Alla fine della corsa, il gioco originale presentava una piccola premiazione e poi staccava, riportandoci automaticamente al bar di Salieri. Qui invece
Abbiamo del tempo per cercare Poli ubriaco perso e nel mentre conversare con numerosi personaggi e sapere che ne pensino del nostro apporto alla famiglia o della competizione cui abbiamo partecipato per un controsabotaggio ai danni del vero pilota. Senza scendere troppo nei dettagli, inoltre, abbiamo un primo assaggio del ruolo ampliato della donna che diventerà la moglie di Thomas, ovvero Sara. Un'altra scena aggiuntiva si è presentata alla fine del decimo capitolo e prevedeva che, anziché finire subito dopo una scena di intermezzo al termine di una sparatoria in una stalla, buttassimo giù decine di auto che ci davano la caccia e seminassimo un veicolo blindato, stando nel retro di un camion e sparando nei suoi punti deboli, una torretta e un parabrezza, prima di lanciarci dentro una molotov per farlo esplodere. Ecco, fin da queste primissime ore e da queste primissime battute avrete potuto intuire che Mafia Definitive Edition è un gioco nuovo che segue pedissequamente la struttura ludica e narrativa dell'originale di Illusion Softworks. La differenza sostanziale sta nel fatto che lo sviluppatore ha preso alcuni dei momenti morti, alcuni degli intermezzi, dei cut delle missioni originali e ha lavorato tra di loro per aggiungere dei nuovi momenti narrativi e ludici. Nel primo caso si tratta di sezioni che puntano ad aggiungere qualcosina in più da un punto di vista del racconto, nuove situazioni interpersonali, nuovo contesto per i rapporti tra i personaggi, i membri della famiglia. Nel secondo invece abbiamo delle scene che letteralmente aggiungono una componente di puro intrattenimento che magari nel gioco originale era un po' ingessata. Allora, Steven, saremo chiamati a guidare e guidare molto. Per questo motivo era importante dare una svecchiata alla componente dell'esplorazione, così da mantenerla fluida e piacevole, e Hangar 13 ha intrapreso degli step anche piuttosto aggressivi per assicurarsi che fosse davvero così. Di base, sono stati aggiunti dei cartelli virtuali nelle strade che ci indicano in quale direzione spostarci per muoverci verso la missione che stiamo seguendo. Questi cartelli si aggiornano in tempo reale per dirci se andare dritti o svoltare, e andando in una direzione sbagliata li vedremo colorarsi di rosso per indicarci che stiamo commettendo un errore. Guidando, noterete che nelle curve l'inquadratura prenderà una leggera inclinazione per dare un taglio cinematografico all'azione e rendere meglio, in un contesto che già vede una grande sensazione di fluidità, il movimento dei veicoli. Le laboriose strade della metropoli fittizia americana sono anche piene di cantieri che potremo sfruttare nelle missioni e in generale negli spostamenti per seminare gli inseguitori. Ciò detto, quando anche ci fosse capitato di fare degli incidenti, abbiamo notato che, almeno in questa build preliminare, il sistema dei danni non dà grandi soddisfazioni da un punto di vista estetico, giacché sono visibili soltanto alcune ammaccature al cofano e nient'altro. Non si corre soltanto in auto, naturalmente, e proprio come nel Mafia originale, ci siamo già approcciati ad alcuni inseguimenti a piedi, scappando via dai nemici a ridosso dell'inizio della storia. Abbiamo potuto apprezzare come funzionerà scavalcare gli ostacoli, così come torna l'elemento della verticalità per aggirare blocchi ed entrare in zone altrimenti inaccessibili. Questi tratti sono molto fedeli e, a parte un aggiornamento delle animazioni, sono per lo più come le ricordate. Abbiamo avuto anche un primo contatto con le moto, che invece rappresentano un elemento di novità rispetto al gioco di Illusion Softworks. Ne abbiamo provati due modelli e in entrambi i casi abbiamo notato quanto siano veloci e molto più fluide a livello di movimento nella trafficata Lost Steven. Lo stesso dicasi della guida in sé, che è rimasta solida e gradevole, con la possibilità di passare dal modello normale a quello simulativo in tempo reale. Ci siamo già portati a casa un paio di schianti importanti che hanno sbalzato il povero Thomas Angelo lontano decine di metri dal luogo dell'incidente, lasciandolo steso al suolo per qualche secondo, visibilmente infortunato. In strada, esattamente come nel classico, dovremo confrontarci con diverse condizioni climatiche, per il momento almeno, collegate alla missione che dovevamo affrontare nella demo. Giorno e notte, sole, pioggia leggera e pioggia intensa, con fulmini di grande effetto in un particolare capitolo, contribuiscono tutti a tratteggiare una cartolina deliziosa da Lost Steven. Un dettaglio sono le pozzanghere lasciate sull'asfalto dalla pioggia, che reagiscono dinamicamente al nostro passaggio in auto o in moto.
Un fattore storicamente complesso nella serie Mafia è la gestione della polizia e della sua intelligenza artificiale, in genere feroce quando c'è da punire il giocatore per qualche reato. Giocando a livello di difficoltà medio, gli agenti non ci hanno dato parecchio fastidio, e adesso c'è anche un indicatore a schermo che segnala se ti stiano osservando, con intensità che aumenta mano a mano che la cosa si fa più rischiosa. La loro aggressività è regolata dalla difficoltà selezionata ad inizio partita o variata al volo, ma può essere anche determinata attraverso uno slider indipendente. Alla difficoltà classica, però, gli inseguimenti sono molto più complessi da portare a termine, già nel primo capitolo, perché i nemici sono duri a farsi seminare e sparano con grande precisione verso di noi. La polizia, che di base tollera i crimini non penali come passare col rosso, in questo caso si mette sulle nostre tracce per qualunque infrazione, diventando molto seria come nel prodotto d'origine. Sempre su ispirazione dell'originale, a questo livello di difficoltà i proiettili avanzati non restano nel caricatore una volta eseguita la ricarica, la rigenerazione automatica della salute, che pure a medio è relativa soltanto ad una piccola porzione della barra, è ridotta al minimo e i veicoli stessi resistono a meno danni, mentre mancano i cartelli stradali dinamici e i nemici non vengono segnalati sulla minimappa. Il sistema di combattimento è stato anch'esso rivisitato in chiave moderna, proponendo una meccanica di schivata che prevede la pressione del tasto Y sul controllo Xbox, fatto comparire all'interno di una ruota visibile sullo schermo. Farlo troppo presto o troppo tardi significherà farsi colpire e subire danni massicci, per cui è sempre bene prestare attenzione a questo indicatore. In un paio di sequenze siamo stati chiamati, similmente al primo Mafia, a cimentarci in brevi sezioni stealth, che hanno evidenziato, come fu per Mafia 3, un'intelligenza artificiale non particolarmente agile a livello di routine di movimento, e l'identificazione del personaggio come minaccia richiede sempre un po' di tempo in più. È possibile nascondersi dietro una copertura ed eseguire un'uccisione da un angolo, per cui ci è successo spesso di istigare il movimento delle guardie facendoci vedere brevemente, per poi tornare dietro la copertura e aspettare il momento giusto per farle fuori. Lo shooting ha avuto un esordio forse un po' leggero, dal momento che abbiamo iniziato con la tradizionale pistola e il movimento, un'accoppiata che rende abbastanza complesso prendere la mira e colpire con efficacia. Mano a mano che abbiamo reperito armi più massicce, come il Thompson e la carabina, e abbiamo potuto muoverci agilmente tra le coperture, specie nel capitolo 10, la situazione ha preso a migliorare in termini di solidità, per cui questo aspetto, e lo stesso vale per lo stealth, andranno provati con calma nel gioco completo, per comprenderne la bontà e l'assimilazione. All'inizio del nostro video abbiamo menzionato come siamo stati un po' tutti sorpresi dalla qualità del gioco da un punto di vista proprio audiovisivo, da quanto fosse bello Mafia Definitive Edition, a cominciare da quei leak che avevano messo in scena alcune delle sequenze più, diciamo così, aperte allo Steven, come ad esempio inquadrature di macchine oppure spezzoni di vita vissuta nella città, nella metropoli fittizia americana. Per questo quando ci siamo approcciati al remake, abbiamo avuto la chance di provare una primissima demo, il primo pensiero è stato: ok, devo capire se davvero il gioco è all'altezza di quello standard, di quella barra posizionata così in alto. In questo remake lo sviluppatore non si è preso soltanto cura dell'aspetto estetico, nel senso di riammodernare le ambientazioni, i volti dei personaggi, i modelli di gioco e via discorrendo, un po' quello che ci si aspetterebbe da un rifacimento di questo tipo, ma addirittura ha sostituito alcuni degli attori che interpretano i protagonisti, in primis Thomas Angelo, che è adesso interpretato da Andrew Bongiorno, un attore italo-australiano con cui forse avrete qualche familiarità se siete fan delle serie TV. In questo video chiaramente abbiamo delle impressioni preliminari sull'aspetto del personaggio e sulla sua interpretazione, però ci possiamo già fare una prima idea riguardo alla sua performance nel gioco. Il primo impatto con il nuovo volto del vecchio Tommy è stato abbastanza singolare, di quelli che capitano di fronte al recast di una serie longeva o a cui siamo particolarmente legati, e in questo caso la differenza è dettata anche da un viso, quello di Bongiorno, che ci è parso dai lineamenti meno dolci dell'originale. Tuttavia,
La prova attoriale è parsa già di buon livello e il suo carattere è emerso in una manciata di sequenze filmate in cui Angelo si presenta in grado di coprire uno spettro di emozioni più ampio, anche grazie all'avanzamento tecnologico che permette di occuparne ogni sfaccettatura sullo schermo. In avvio è vistosamente scosso e preoccupato, in altri passaggi appare più deciso e di poche parole rispetto a come ce lo ricordassimo. Abbiamo già avuto a che fare con diversi personaggi, tra cui Sam e Polly, rimasti pressoché immutati nelle loro caratterizzazioni, ma che adesso vedono i loro stretti rapporti con Tommy giustificati maggiormente da dialoghi aggiuntivi che si scambiano in auto e non solo. Il primo è posato ed elegante, il secondo invece è sguaiato e una testa calda. Entrambi ci hanno dato l'impressione di aver subito un ringiovanimento, immaginiamo per tenerli connessi più da vicino al nostro personaggio. Don Salieri è la figura più carismatica che si incontra nella fase iniziale, un uomo d'onore presentato con una serie di cutscene, fra le quali una in cui, curiosamente, istruisce il personaggio su come ci si comporta al suo bar e nella sua famiglia. Non si dicono parolacce e simili, osservazioni tipiche di un uomo d'onore tutto casa e chiesa, qual era un boss italo-americano del tempo. Mafia Definitive Edition non ha mancato di stupirci da una prospettiva estetica, presentandosi all'altezza del materiale promozionale esibito al reveal, già in questa prima versione dimostrativa non rifinita, come sarà quella conclusiva attesa per metà settembre. Il gioco gode di primi piani ed espressioni facciali di alto livello, sebbene qualche personaggio sia più riuscito di altri, ed è in particolare la tecnica di illuminazione adoperata che sembra aver fatto compiere al gioco un salto di qualità importante, che si tratti dei modelli poligonali e della fattura dei loro abiti o delle ambientazioni o nell'aperto di una Lost Haven ora bollente, ora bagnata da una pioggia evocativa. Mafia ci è parso più bello che mai e sarà interessante capire se manterrà questo effetto wow fino all'ultimo. Le transizioni tra le scene di intermezzo e il giocato sono ancora abbastanza grezze, ma girare per la città è un'autentica delizia per gli occhi, il che già in questo stato dice molto dell'achievement tecnico raggiunto dal team di Hangar 13. Questo primo video e questo primo approccio ci hanno restituito l'idea di come Hangar 13 sia stata davvero davvero ambiziosa nel proporre un remake del primo Mafia. Mafia Definitive Edition è un gioco che fin dopo averlo staccato ci ha lasciato con il desiderio di tornare allo Steven e di capire in quale altra direzione il rifacimento, così come la storia originale che ormai conosciamo a memoria, vorrà andare in futuro. Permangono alcuni difetti storici, alcune imperfezioni storiche della serie post Illusion Softworks, come ad esempio un'intelligenza artificiale non brillantissima, delle fasi stealth non eccezionali, uno shooting forse un po' leggero che dovremo verificare sul lungo termine, ma per il momento siamo estremamente fiduciosi riguardo alla qualità di questo remake e aspettiamo davvero con trepidazione che sia settembre per poterci mettere sopra le mani. Intanto vi ringrazio per averci seguito e vi raccomando di continuare a farlo per tutti i video e gli aggiornamenti da Spazio Games. Alla prossima!